Sappiamo bene che l'agricoltura produce cibo e materie prime per l'umanità e sappiamo anche bene che in questo momento a livello globale la quantità di cibo prodotta non è sufficiente considerando le calorie giornaliere richieste per i 7 miliardi che compongono la popolazione mondiale. A livello nazionale la situazione non è certamente migliore. I dati Istat ci dicono che noi importiamo per esempio il 50% di frumento duro e il 30% di frumento tenero, che sappiamo bene sono la base della nostra alimentazione, ma anche un po' la base del Made in Italy. E la situazione certamente non è migliore per l'apporto proteico e l'apporto in grassi. Importiamo praticamente tutto. Ovviamente produrre di più, però sempre nell'alveo di quelli che sono gli indirizzi dati nel passato, cioè dobbiamo produrre in maniera sostenibile, rispettando l'ambiente e producendo cibo salubre, quindi cibo che da un punto di vista nutrizionale e nutraceutico sia utile per la popolazione. Tanti sono i punti su cui si può lavorare. Un primo punto da un punto di vista agronomico è sicuramente l'aumento della biodiversità, che non deve essere visto soltanto come un aumento delle varietà, quindi un aumento della biodiversità interspecifica. È certamente importante avere delle varietà che siano resilienti ai cambiamenti climatici, che siano resistenti o tolleranti ai parassiti e che siano in grado di controllare la flora infestante, ma da un punto di vista agronomico forse è ancora più importante ampliare gli avvicendamenti culturali, quindi sfruttare al meglio quelli che sono gli effetti positivi di avvicendamento. Però c'è da dire che c'è da fare anche uno sforzo di filiera e quindi realizzare gli opifici, e in questo contesto per esempio è molto importante l'introduzione delle colture officinali, perché le colture officinali permettono tra l'altro di attivare quella filiera della chimica verde di cui tanto parliamo, che può permettere all'agricoltura di produrre tutte quelle biomolecole utili per la nutraceutica, la farmacopea, ma anche per la stessa agricoltura. Un secondo aspetto importante nell'ottica della transizione agroecologica è il mantenimento della fertilità dei suoli. Il mantenimento della fertilità dei suoli passa attraverso la sostituzione di quelli che sono i fertilizzanti di sintesi con i fertilizzanti organici, al momento giusto e se necessario. Qui ci viene d'aiuto quella che è l'agricoltura di precisione, quindi tutta la sensoristica, tutti i software che gestiscono la distribuzione dei fattori della produzione in maniera oculata in funzione delle necessità della variabilità del suolo e della variabilità climatica. Anche qui la ricerca oramai è matura, si tratta di trasferirlo a livello aziendale. Il problema e la necessità che in questo momento la ricerca sta studiando è quella di sostituire i prodotti di sintesi con prodotti di origine naturale. E in questo contesto è molto importante lo studio di tutte quelle specie che possano fornire delle biomolecole attive, per esempio per il controllo dei funghi, degli insetti, ma anche per il controllo delle infestanti, non soltanto di origine naturale, perché anche il naturale può essere dannoso, ma soprattutto che utilizzate dalla pianta vengano opportunamente degradate e che quindi non lasciano residui nelle colture. Quindi nell'approccio agroecologico l'utilizzo di input esterni al sistema agricolo non è vietato, è opportuno, però naturalmente con molecole che non procurino danno e non lasciano residui all'interno dei prodotti alimentari.